la relazione del compagno ci ha richiamati un po' anche a quello che ormai è diventato il centro di tutto il dibattito politico, soprattutto negli ultimi anni nel nostro paese, ma non solo, e cioè l'idea che sostanzialmente il debito pubblico, gli impegni europei, tutto debba essere sacrificato a questo. E quindi i bisogni sociali, il sistema, lo stesso sistema sociale che abbiamo conosciuto dal dopoguerra in poi, viene sacrificato su questo. Tutta l'iniziativa politica su questo. E il fatto che nel nostro paese ci sia da tempo, nei fatti, le larghe intese, una grossa coalizione, come vedo che adesso già si preannuncia in Germania prima ancora del risultato delle elezioni, evidentemente per altri obiettivi, ci dice anche che qual è invece la dimensione dello scontro che abbiamo, davanti per riuscire a cambiare il segno di questo. Tutto viene presentato come oggettivo, c'è il debito pubblico, non abbiamo i soldi da spendere, quindi bisogna tagliare le pensioni. C'è il debito pubblico, ce lo chiede l'Europa, bisogna avere la libertà di licenziamento. Sul debito pubblico, per il sacrificio del debito pubblico si fa e si cancella tutto. E viene presentato questa cosa come appunto oggettiva. Si deve piegare il sindacato, si devono piegare i lavoratori, si deve piegare il centrodestra e il centrosinistra. Poi il centrosinistra è più europeista e rigoroso del centrodestra, che ovviamente fa una politica di altro tipo e si butta su qualsiasi cosa e gli possa strappare anche solo qualche elettore al centro-sinistra, lo fa in maniera subdola, ma lo fa sull'IMU, lo fa su altre cose. Però questo è il segno della politica angusta di questi anni, che non si riesce a rompere, perché il modo con cui viene presentato in maniera oggettiva rende più difficile la costruzione della mobilitazione, perché è passata nel paese l'idea che in fondo il debito è una cosa con cui dobbiamo fare i conti, che ci si deve misurare con questo. Ha contribuito il sindacato, prima la CISL e la UIL, i sindacati tradizionalmente vicini al governo e al padronato, che da tempo avevano deciso di accettare, avevano capito qual era l'aria, quindi in qualche modo si erano piegati, avevano dato ampie disponibilità fino a fare una lunga stagione di accordi separati. La CGIL aveva resistito sul piano formale, ma nei fatti piano piano retrocedeva e cominciava ad accettare, fino a, è stato ricordato anche ieri nella relazione, all'adesione completa, formale, anche della CGIL al sistema neocorporativo. E per chi vuole e ha voglia di leggere le carte rispetto a quello che è stato il patto per il lavoro, la carta del lavoro del ministro Bottai, del corporativismo fascista, i tratti di similitudine tra quella situazione, tra quel sistema e quello attuale sono tantissimi. Al centro c'è la famiglia, al centro c'è la nazione, tutto va sacrificato lì, gli interessi vanno tutti ricondotti alla famiglia e alla nazione. E su questo il sindacato ormai parla anche per bocca della Confindustria e si presenta la discussione col governo come un'unica parte sociale, non c'è più divisione, viene cancellato, non c'è più il nemico, non si sa chi è il nemico, chi mi aumenta il salario? Il padrone? No, non può perché c'è la competizione. Chi mi aumenta il salario? Il governo? Come fa? Però c'è il debito pubblico. Come? Come si difende il salario? Come si combatte la precarietà? Non si può. Tutto viene rimandato a domani, fra 6 mesi, forse c'è l'uscita, forse c'è la ripresa, la luce in fondo al tunnel, cominciamo a vederla, ogni 6 mesi ci viene detta la stessa cosa. In realtà ci stanno accompagnando alla totale destrutturazione del sistema sociale che abbiamo conosciuto. Ci si presenta un nuovo 800 davanti e quello che ci è stato tolto, bisogna dirlo con chiarezza, non tornerà più. Smettiamo di illuderci che ritorneremo alla condizione di prima, che una volta che la crisi, la congiuntura sarà cambiata, ritorneremo ad avere la pensione, non dico i 35 anni di lavoro, i 40, che ritorneremo ad avere, una forma di scala mobile di tutela del salario, che avremo i contratti nazionali, che potremo costruire, che i giovani potranno costruire una loro vita. Non è così. E il debito pubblico è diventato il pretesto. E l'Unione Europea è lo strumento per cancellare lo Stato sociale. E io qui non voglio aprire ovviamente una discussione lunghissima, facciamo le battute con Nando sulla relazione del compagno,
Io sono d'accordo sul fatto che c'è bisogno di un'unità europea che vada, cioè di una battaglia che abbia dimensioni, non dico perché europee, mondiali. Perché il contratto non dovrebbe essere un contratto mondiale, il contratto di lavoro, non dovrebbe esserci un salario minimo mondiale, ma un salario minimo mondiale equivale alla realizzazione del socialismo, perché è l'abbattimento del capitale. In questa fase pensare di mettere insieme il sindacato a livello europeo è impossibile, perché quando viene chiuso uno stabilimento dentro una multinazionale e si decide che si fa in Spagna e non viene fatto, e per esempio non si chiude in Spagna e non si chiude in Germania, il sindacato tedesco fa comunicati di sostegno all'iniziativa. Non c'è nessun legame che tiene insieme il sindacato tedesco e il sindacato spagnolo su questo, e non c'è legame di classe, perché la crisi non porta solidarietà, la crisi non porta legame, la crisi porta alla guerra, perché ci hanno detto che c'è un tetto e sotto tutti si devono picchiare per riuscire a strapparsi uno con l'altro le cose. Questa è la condizione in cui ci hanno buttato, e le organizzazioni sono cadute dentro e non, ovviamente non hanno più nessun riferimento che vada oltre diciamo, l'agire quotidiano e la difesa dell'esistente, quindi non c'è più nessuna prospettiva di cambiamento sociale, e ci costringono a questo. Gli stranieri in Italia sono calati perché non passano, cioè è diminuita la forza lavoro degli stranieri, perché in Italia non serve più, perché ovviamente si sta peggio, in Italia non è più una meta, cioè è un paese dove ci sono sempre meno giovani, uno dei paesi che conosce la regressione più pesante. Guardate che l'Italia è vero che ha avuto una grandissima, diciamo, ha avuto una fase, ricordava ieri forse Cremaschi, 20 anni è durata la grande avanzata in Italia, a differenza di altri paesi dove per esempio il maggio appunto è stato qualche mese e non invece una parabola lunghissima dei movimenti e di conquista. Ma siamo anche il paese che ha inventato il fascismo, siamo anche il primo paese al mondo che ha usato i gas chimici, siamo un paese che non è un modello, siamo un paese che ha una democrazia fragilissima, che si è unito mano militari, che ha soggettato il sud mano militari, c'è un paese che non si è costruito per un processo rivoluzionario, espansivo, ma purtroppo ha conosciuto un'altra storia, e sono pochi gli anni in cui abbiamo avuto una fiammata, e per quello siamo un paese che è fortemente a rischio, per quello la crisi di credibilità anche che abbiamo noi, per quello la scomparsa della sinistra, anche dal Parlamento, anche dalle istanze, è veramente un elemento drammatico, arrivo, chiudo. Dico questo perché oggi considerare di ripartire o di continuare significa mettere insieme due cose, secondo me, fondamentali. La prima è quella di tentare un'iniziativa politica che risponda, per quello che è possibile, ai bisogni sociali del territorio, del quartiere, della fabbrica. E insieme a questa un'idea generale, il soggetto generale di rappresentanza. Qui non possiamo fare a meno, perché senza un soggetto generale di rappresentanza, senza un soggetto che ha un'altra prospettiva e tiene insieme tutte le piccole esperienze di lotte, piccole, grandi, le resistenze che ci sono, che le ordina, che gli dà una prospettiva generale, che impedisce alle mille esperienze di diventare corporative, di diventare locali, senza questo intreccio, senza questo binomio non si riuscirà a fare nulla. Ecco perché è sbagliato rinchiudersi dentro esclusivamente un centro sociale, ecco perché è sbagliato fare un soggetto che parla solo dei grandi sistemi ma non si confronta con la realtà. L'intreccio di queste cose è la sfida che dovremmo tutti sul piano politico e sociale cercare di costruire, perché abbiamo bisogno di nuovo di fare le casematte del popolo, non perché ci possono esistere dei luoghi che vengono strappati al mercato. Niente viene strappato al mercato se il mercato non viene cancellato, non viene sconfitto, se non c'è un rivolgimento, ma perché dobbiamo ricostruire anche la credibilità dei soggetti, la credibilità delle lotte. Se non riusciamo a vincere in Val di Susa è una sconfitta, se non riusciamo a vincere sulla difesa degli sfratti è un'altra sconfitta, tutte sconfitte che si accumulano, e il rischio così di smottamento destra rischia di essere sempre più pesante. Ecco perché c'è bisogno di una risposta che sia anche locale, che non viene meno ovviamente alle cose internazionali, ma che sia anche locale.